Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio del Let's Play di Minecraft. Nella scorsa puntata ho costruito questo laboratorio di chimica e biologia all'interno della casa del mago e venerdì in live insieme a voi abbiamo costruito la stanza che vedete alle mie spalle. Ed ecco qua la stanza che abbiamo costruito insieme in live venerdì. Se volete partecipare anche voi a queste live, non vi resta che andare in descrizione. Trovate il link per il mio canale sul sito Viola. Entrate e lasciate un follow. Mi raccomando anche di lasciare un follow al mio profilo Instagram e di entrare nel mio eh, canale Telegram. Trovate tutto quanto in descrizione. Questo perché purtroppo ho un problema eh, con il mio canale sul sito Viola, che risulta sempre offline. Anche quando eh, sto streamando pertanto su questi altri due social instagram e telegram vi avviso quando vado in live in ogni caso in generale ricordatevi che mercoledì venerdì e domenica alle ore 21 sarò sicuramente in live quindi vi raccomando anche stasera vi aspetto ma ora occupiamoci dell'episodio di oggi ci troviamo nella snapshot uscita questa settimana la 20v13b e ci sono delle novità davvero fantastiche per quanto riguarda l'aggiornamento del Nether. Tra cui un mob nuovo e un blocco davvero fighissimo. Che adesso andiamo a vedere. Allora, eh, qua eh, scendiamo dalla nostra scala, ok? Con la botola. Qui ho decorato un attimino, rispetto a venerdì è cambiato qualcosa. Apriamo il nostro passaggio segreto. Purtroppo è notte. Quindi vediamo di sbrigarci e di chiuderlo velocemente e poi eh, fuggiamo a casa perché ragazzi ho paura dei mob e soprattutto dei creeper che mi fanno esplodere tutto quello che costruisco con tanta tanta pazienza ok quasi quasi vado a dormire qua nella casa e poi andiamo a vedere le novità della snapshot per farvi vedere il nuovo blocco di Lodestone, davvero utilissimo, ho bisogno però della Nederite perché devo fare un lingotto. Io ho solo un Nederite scrap che avevo preso a inizio eh, snapshot della 1.16, quindi dovremo andare nel Nether. E già che ci andiamo, ragazzi, eh, voglio farvi vedere il nuovo mob fighissimo che hanno aggiunto. Allora, abbiamo bisogno però di una fantastica canna da pesca. Eh, perché dobbiamo eh, creare eh, questa esca per il nostro mob che si fa con un fungo e eh, una canna da pesca, la stessa cosa che facciamo con i maiali. Con questa ragazzi possiamo andare a, eh, ad attirare verso di noi lo strider, un mob davvero carino che ha la proprietà di poter camminare eh, sulla, eh, sulla lava e adesso che mi sono ricordato, questo mob lo possiamo anche cavalcare. Alcuni eh, sponano già con la sella, altri eh, dobbiamo metterla noi. Quindi, la prima cosa da fare, ragazzi, è andare a prendere una sella perché sicuramente. Non ci saranno eh, mob con la sella sopra, sono sicuro della mia sfortuna. Quindi vado a prendere una sella, tanto qui ne abbiamo un'infinità, e cerchiamo di portare uno di questi eh, strider qui eh, nell'overworld perché ho una zona che non vi ho fatto vedere. Eh, che vi farò vedere dopo, eh, che voglio dedicare un pochino al Nether. Eh, ho avuto un'accoglienza un pochino eh, calorosa, soprattutto da questi Oglings. Mi hanno attaccato in 3 o 4 e adesso... Eh, ho fatto piazza pulita. Però ho recuperato un pochino di eh, questa pelle e già della carne cotta che non fa mai male. Volevo andare a cercare quindi questo Strider, ragazzi. Dovrebbero trovarsi all'interno dei laghi di lava. Vediamo un po' se qua sotto, visto che c'è un bel lago di lava, riusciamo a trovarne qualcuno. Io prenderei anche un po' di questa eh, perché in questa maniera riusciamo a costruire al limite. Eccoli, eccoli. Uh, sono vicino lì. No, 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 tu 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 no adesso. Guardateli! No, sono belli. C'è anche quello piccolo! No, fantastico! Fantastico, ragazzi, è qua. Guardatelo! Guardatelo! È fighissimo! Allora, aspettate, gli mettiamo la sella e proviamo a cavalcarlo. No, ma fantastico. Sella! Ragazzi, ci saliamo sopra e funziona. Guardate! <ride> È bellissimo, così possiamo direzionarlo, raga. Guardate, ce ne sono altri due qua. No, bellissimo. No, 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 è fantastico. È fantastico, le vado qua. Lui eh, sale. Eccoci qua. Vedete? Intanto trema perché, poverino, ha freddo. È un mob pacifico, eh? Quindi non ci fa nulla. Eh, però speravo avesse le gambe più lunghe. Perché io mi immagino che eh, non volasse, diciamo sulla lava, ma che eh, camminasse perché aveva eh, le zampe abbastanza lunghe. Adesso sto tentando, eh, malamente, però, perché mi stanno anche seguendo. Di portarlo nell'overworld. Vediamo se ci riusciamo, ragazzi. Perché non sono così sicuro di farcela, eh? Vieni con me. Due. E ne riusciamo a portare? Fantastico. No, no, se riesco a portarli a casa, ragazzi, è bellissimo. Allora, dobbiamo andare di qua, amico. Qua ci sono ancora gli oglings di prima. Tre ne portiamo. Uh. Allora, ragazzi, uno me lo sono perso per strada, ma ci siamo. eh, Ci siamo lo stesso. Ne so ce ne sono tre. Quindi direi che va più che bene. Vanno veramente pianissimo. Comunque, dovrebbero passare di qua, spero. Ce ne sono due piccoli e uno grande. Fantastico. No, il grande non passa. Devo fare due blocchi. Ok, ti faccio due blocchi di. di spazio. Ci siamo, ci siamo. Passate dentro il portale. Vediamo un po' se passano. Dovrebbero. Ok. Ragazzi, ci siamo. Sono nell'overworld. Sono nell'overworld. Dovrebbero essere qua. Eccoli! Eccoli! Sì! Perfetto, 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 perfetto. Il problema qual è, ragazzi? Che. Eh, avendo. Uh, questa cosa di non riuscire a fare le scale larghe un blocco, non so se riesco a, a farli salire su. Eh no, ragazzi, rimane bloccato. Allora sono in tre. Però vorrei provare a dare la targhetta a due solo. E il terzo, uh, invece, lasciamolo senza per vedere se è despona Allora li voglio chiamare. Uno lo chiamiamo sicuramente Dante. Perfetto. E l'altro lo chiamiamo Virgilio. Giustamente, venendo dal Nether, è la cosa migliore. Dante e Virgilio. Perfetto, ragazzi. Il terzo, invece, non lo rinominiamo. Allora, li ho un attimino intrappolati qua. Adesso vi faccio vedere. Eccoli qua. Eh, così, poi, eh, man mano che ehm, sistemo la cosa, li vado a portare nella zona che adesso vi faccio vedere. Allora, qua abbiamo. Il nostro Virgilio, perfetto, e diamo il nome anche a Dante, che sarà uno di questi due piccolini. Vediamo, questo qua, perfetto. Dante e Virgilio, ragazzi, non dovrebbero più desponare adesso e sistemerò la cosa eh, in settimana con calma. Ora torno nel Nether per prendere eh, la Nederite, perché vi faccio vedere il blocco. Ed eccomi qua, ragazzi, nel tunnel che avevo scavato eh, tempo fa, quando ho trovato per la prima volta la Nederite. Mi tocca adesso eh, scavare tantissimo per cercarne dell'altra. Ho rotto quasi del tutto il piccone, quindi devo stare attentissimo, ma uno l'ho trovato qua, ragazzi, quindi lo vado a prendere immediatamente. Mi serve un altro pezzo, spero di trovarlo. Ho dovuto scavare un po' qui in quest'altro tunnel, perché l'altro avevo già scavato tanto e niente, devo proseguire, devo proseguire. Ed ecco qua anche il secondo, raga. Trovato, trovato per fortuna. Ok, ok. Ho rotto praticamente il piccone ragazzi, ho rotto praticamente il piccone, ha 176 utilizzi, adesso devo ri assolutamente ripararlo fortunatamente a mending, quindi adesso me lo tengo nella seconda mano, in modo che appena incontro qualche mob recupero esperienza e lo aggiusto. Ragazzi, delusione totale, perché sono tornato, stavo cuocendo e mi ha dato solo una scrap per ogni blocco. Ma io ero convinto due, ho letto sulla wiki che erano due. No, devo tornare nel nether. Ce l'ho fatta ragazzi, sono andato nel nether con un altro piccone eh, che avevo con eh, un bel po' di efficienza. Ho trovato eh, dell'altra eh, Ascent Debris, quindi possiamo cuocere anche questo e finalmente abbiamo quattro pezzi in totale. Allora, ho scaricato un po' l'inventario, eh, adesso andiamo a prendere quattro di questi. Andiamo ad unire queste cose assieme, così facciamo il netherite ingot. Poi dobbiamo andare a prendere, ragazzi, ecco che si è eh, sbloccata eh, la ricetta di crafting. Eh, I vari eh, stone brick, eh, quelli Ciseled, ce ne servono un po'. Quindi ne facciamo un po', eh, lasciamone uno qua giusto per avere eh, l'archivio, tra virgolette. E qua mettiamo così, ne facciamo tanti. Facciamo così ragazzi e mettiamo al centro questo e abbiamo la nostra lodestone. Guardate che figata di blocco, lo metto qua. Guardate che bello, è bellissimo eh, è bellissimo. Qual è la particolarità di questa lodestone? Beh ragazzi è una uh, pietra magnetica sostanzialmente perché se noi adesso andiamo a craftare una bussola che se non mi sbaglio si faceva così, perfetto e eh, andiamo a cliccare su questo blocco la bussola si attiva e come vedete eh, punta sempre al blocco ragazzi è fantastica questa cosa e tra l'altro ogni bussola può eh, andare a puntare a un blocco diverso quindi quando noi andremo a fare le spedizioni nel Nether o anche nell'Overworld, perché questa funziona in entrambe le dimensioni, eh, possiamo ogni tanto andare a mettere uno eh, di questi eh, blocchi qua con una bussola a fianco. Man mano che procediamo creiamo eh, delle nuove bussole e così potremo tornare sempre indietro senza perderci perché abbiamo la direzione esatta da mantenere. È veramente bellissima questa cosa, è bellissima. Intanto ragazzi qua sulla torre della casa come vedete abbiamo eh, la nostra lodestone, direi che è il posto migliore per il momento dove metterla, però mi piacerebbe anche costruire eh, una specie di tempietto, un totem, qualcosa per poterla mettere e dire questo è il centro del mio mondo, però in questo momento direi che qui sulla torre ci sta proprio bene. E qui sopra la porta uh, di uscita andiamo a mettere ovviamente la nostra bussola, così ogni volta che partiamo possiamo prenderla e andare a fare un giro tranquillamente senza perderci. Mentre andiamo verso la zona industriale dove costruiremo il meccanismo di oggi, vi faccio vedere eh, questa zona che ho sistemato e dove andremo a mettere Dante e Virgilio. Perché vedete qua ho uh, sistemato la pozza, veramente antica, mi avete detto in live che non volevate che io la togliessi del tutto, quindi l'ho decorata un pochino a tema Nether, come vedete ci sono uh, tutte queste uh, vines del Nether e qui andremo a mettere i nostri due amici eh, che sguazzeranno nella lava e saranno sicuramente contenti. Secondo me è il posto ideale e rimane sulla strada quindi sempre visibile. Ma adesso andiamo nella zona industriale perché dobbiamo andare a creare una farm totalmente automatica di basalto eccoci qui ragazzi nella nostra fantastica zona industriale sicuramente la ricorderete e qua andremo a costruire questa farm che in effetti non è totalmente automatica si può rendere totalmente però in questo caso non lo faremo di basalto il basalto per intenderci è eh, questo materiale che si trova nel nether ebbene con l'ultima snapshot si può creare questo materiale semplicemente mettendo come terreno la soul soil che ho portato, che trovate sempre nel nether. Sopra mettete della lava e a fianco del blue ice quindi del ghiaccio eh, di questo tipo ebbene questa combinazione andrà a creare il basalto quindi adesso andremo a fare un macchinario per poter automatizzare eh, la eh, praticamente eh, creazione di questi materiali che ci possono servire come costruzione tra l'altro questo si può anche rendere liscio e quindi abbiamo diversi blocchi interessanti che potremo sfruttare allora iniziamo un attimino a fare le cose vedete qua ho già preparato come sempre la mia linea guida eh, per poter fare tutto quanto. Allora noi dobbiamo eh, costruire una sorta di eh, macchinario che vada ad appoggiare il eh, ghiaccio eh, blu sopra uno strato di lava. Questa farm, ve lo dico, funzionerebbe meglio nel nether perché la lava è più veloce a muoversi e si propaga di più. Quindi qua faremo eh, in modo che la farm possa creare 6 eh, blocchi di basalto alla volta, ma se andiamo nel nether possiamo crearla credo fino a 14, quindi è una cosa sicuramente eh, molto più efficiente. Però dato che noi ragazzi non è che abbiamo questa grande esigenza e il nether dovremmo comunque resettarlo, l'andiamo a costruire qua. Allora, qui dobbiamo andare a mettere, adesso vado a prendere un po' di cose, quindi mi prendo già eh, tutti i blocchi che mi servono, ok? Dovrebbero bastare, almeno spero. Andiamo a mettere una fila di pistoni normali che andranno a spingere la nostra fila di basalto quando si sarà creata. E ne mettiamo 6 in questo modo. Qui abbiamo creato questo eh, buco qua dove andremo a mettere la lava, qui sotto però non ci serve nulla. Mentre qua andiamo a mettere la nostra soul soil, quindi vado a prenderla. Ok. Eh, ah, ce l'avevo già qua nell'inventario, perfettissimo. Allora andiamo a metterla qua. Ok, soul soil, benissimo. E qua andiamo a fare eh, un altro eh, di queste cose così dove andremo a mettere la nostra lava. Anzi, devo andare un blocco più in là, giustamente, perché qua non va bene così. Quindi, tac, tac e tac. La lava ovviamente andiamo a metterla dopo e qui iniziamo a mettere una eh, fila di basalto che però non dovremo mai rimuovere. Allora, qua dobbiamo per azionare i pistoni chiaramente andare a mettere una linea eh, di redstone, così e andiamo ad unirla qua con eh, i eh, nostri repeater. Ne mettiamo due, uno con il ritardo massimo e qua no, qua serve abbastanza uno con un tick solo. Ok, così normalmente. Perfetto, e questa linea di redstone dobbiamo portarla verso l'alto. Quindi dobbiamo fare così, ok. E qui andremo poi a creare un timer che eh, andrà a spostare i nostri pistoni. Che adesso andiamo a fare, però prima devo dormire, altrimenti spona di tutto. Eccoci tornati qua. Allora andiamo a mettere redstone qua, redstone qua. E qui saliamo di un altro blocco e mettiamo redstone anche qua. Poi qua facciamo una curva così Tac E andiamo di qua Ok Uno e due E qua andiamo a creare il nostro timer Quindi vado a prendere i, uh, gli hopper Anzi ce li avevo già Però mi serve un blocco di uh, redstone Questo lo facciamo Ok I pistoni ce li abbiamo Anche questi dovremmo avere tutto Allora fatemi togliere solo questo che non mi serve E qua andiamo a fare il nostro Timer, il solito timer. Come vedete, eh, spesso riutilizzo gli stessi eh, meccanismi perché questi sono meccanismi universali, si applicano a tantissime cose, veramente tantissime ed è molto molto utile, ovviamente. Eh, poi andiamo a mettere i pistoni appiccicosi, quindi andiamo a mettere qua cobblestone temporaneamente e anche qua e mettiamo un pistone qua e un pistone qua, e qua sopra redstone qua e redstone qua Qui andremo poi a mettere una leva Per bloccare il meccanismo Che comunque si blocca nel momento in cui la fila Diciamo di um, Di basalto è arrivata al massimo uh, Che uh, può spingere un pistone Quindi 12 blocchi Quindi non è un problema E qua sotto dobbiamo andare a leggere uh, Il contenuto di uh, questi Hopper uh, Quindi facciamo così Oramai l'abbiamo fatto talmente tante volte, questo coso qua, ragazzi, che non voglio più sentire. Ma come si fa un timer? <ride> e andiamo a mettere il timer, eh, scusate, il comparatore anche qua. Ok, il timer dovrebbe essere a posto: dovrebbe essere a posto. Adesso dobbiamo andare a trasferire eh, il segnale eh, anche ai pistoni che faranno scendere il nostro ghiaccio. Di quello blu, quindi andiamo a prendere qua della redstone, allora qua andiamo a mettere eh, degli observer, ora non mi ricordo la direzione, credo, non così sicuramente, devo metterli, non mi ricordo mai la direzione, io non, non, non mi ricordo cosa devo dirvi, se devo metterli di qua o di là, allora così, sì, perfetto, ne metto due qua quindi un altro lo metto qua Perfetto E dall'altra parte ne metto tre Quindi qua andiamo a fare uno, due, tre, quattro, cinque E il sesto lo mettiamo qua ragazzi Tac Perfetto Non ci resta che andare a mettere i pistoni appiccicosi qua verso il basso Quindi qua sopra Che vengono azionati Vedete che siamo in corrispondenza esattamente dove abbiamo messo la Soul Soil e qua ragazzi mettere il blue ice. Ok, 1 2 3 4 5 e 6. Vi faccio vedere come funziona. Dobbiamo però andare ad aggiungere dei blocchi qua per il timer. Allora, io vi consiglio eh, 14 blocchi. Eh, se ne possono mettere anche di meno, 13, però 14 secondo me è il valore ideale. Se siamo nel Nether e quindi la lava è più veloce, ragazzi, possiamo anche velocizzare tutto quanto. Vedete cosa succede? Questo si abbassa piano piano, poi aspetta un tempo, si alza e questo spinge. Allora, ragazzi, ho aggiunto la lava nelle due pozze e guardate cosa succede. Il nostro blue ice aspetta lì, quando la lava è arrivata su tutta la linea, si abbassa e il nostro basalto si sposta. Vedete? Ragazzi, abbiamo creato una specie di pressa, ma funziona alla perfezione. Ok, e qua possiamo raccogliere il nostro basalto in questo modo. Semplice, easy, perfetto ragazzi. Naturalmente non dobbiamo rompere eh, la prima linea, dicevo, di basalto, quindi dobbiamo stare attenti a non rompere questa. Il resto possiamo romperlo tranquillamente. Voilà, fantastico, fantastico. Ecco, quello che dicevo della velocità è appunto il fatto che questa nel nether si propaga più velocemente. Quindi possiamo diminuire il timer e per un percorso più lungo. Quindi possiamo fare questo meccanismo un po' più lungo, basta allungare entrambe le cose, ma ragazzi ci siamo. L'ultimo dettaglio che voglio andare a mettere è eh, della glowstone che va a indicare dove dobbiamo iniziare a rompere. Quindi la glowstone inizia qua. Ok, uno e due. E qua possiamo andare a mettere la glowstone, così, ok, e possiamo usare anche questo. Quindi, glowstone qua, glowstone qua. E poi abbiamo detto che riusciamo a spingere 12 blocchi. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Quindi, qua ci sarà l'ultimo blocco, tecnicamente. Quindi, qua andiamo a metterlo così, ok? E questa è l'area che dobbiamo tenere eh, fissa perché qua si romperà tutto il nostro basalto. A questo punto, per comodità, vado a rivestire questa area qua con un altro tipo di eh, blocco. Tac! Perfetto, ragazzi! Abbiamo finito, incredibile, ma vero, era un meccanismo semplice, ma è bellissimo da vedere, eh! È bellissimo da vedere ed è automatico. E dunque ragazzi siamo giunti al termine di questo episodio. Spero vi sia piaciuto. Abbiamo fatto una marea di cose. Oltre a vedere le novità eh, della snapshot, anche un fantastico eh, meccanismo super automatico per il nostro basalto. Mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi al canale e vi aspetto questa sera alle 21 in live sul sito Viola. Link in descrizione. A questo punto non mi resta che salutarvi. E darvi appuntamento al prossimo episodio. Ciao a tutti!